In questa puntata di Cucine da Incubo, lo chef Cannavacciuolo accorre in soccorso del ristorante Cuore e Sapore, un locale gestito da una famiglia di napoletani, situato nel centro di Milano. Cuore e Sapore, qua di cuore non vedo proprio niente. Debiti, stipendi arretrati e uno sfratto imminente oscurano il futuro del ristorante. Non riesco ad andare avanti. Una famiglia schiacciata dal peso del fallimento è incapace di restare unita. Voi state distruggendo le vostre famiglie, è un locale. Un conflitto insanabile tra il cuoco e il titolare avvelena il lavoro di tutti i giorni. È finito il buon rapporto. Perché non te ne vai? E i clienti preferiscono andare altrove. Sempre cotto fa schifo. La fittura è poco troppo unta. Fitto perché? E io pago. Lo chef Cannavacciuolo dovrà fare l'impossibile per sanare vecchi rancori e riportare l'armonia tra lo staff. Allora, se non stai bene, dove vai? E fate, basta. Ma basterà per salvare il ristorante da una fine annunciata? La cucina è chiusa! Antonino Cannavacciuolo, uno degli chef più rinomati a livello internazionale. 2 stelle Michelin, 3 forchette Gambero Rosso, 3 cappelli dell'Espresso. Dal suo tempio della ristorazione, la celebre Villa Crespi, è pronto ad andare in soccorso di ristoranti sull'orlo della crisi. Anche se questo potrebbe rivelarsi un vero incubo. Milano, Porta Genova, una delle zone più dinamiche del capoluogo lombardo. Densa di uffici, negozi, fabbriche riqualificate e locali notturni. In una via pedonale che sfocia su una delle arterie portanti della città si trova il ristorante Cuore e Sapore. Il locale è gestito da una famiglia di napoletani, immigrati a Milano in cerca di fortuna. Sono stato in Germania e ho avuto l'opportunità di scendere a Milano tramite mio fratello che faceva il pizzaiolo a Milano. Il lavoro da pizzaiolo va bene e Antonio tenta di spiccare il volo aprendo un locale tutto suo. Io ho pensato insieme a mia moglie di fare un ristorante. Questo locale l'abbiamo preso per dare un avvenire ai nostri figli, perché io ce ne ho 4. Il ristorante è a conduzione familiare e come in tutte le famiglie i litigi sono all'ordine del giorno. Praticamente bisticcio con tutti. Con mio padre litigo molto spesso e volentieri. Si litiga avanti i clienti, specialmente il sabato, quando c'è molta gente. Antonio e Carla vorrebbero proporre alla clientela una cucina tipicamente napoletana. Pulpare, pignatiello e tagliatelle al tavolo 3. Ma a loro dire, i piatti del Cuore e Sapore hanno ben poco di partenopeo. La pizza è napoletana, la cucina dovrebbe essere napoletana. Non lo è al 100% perché c'è un problema con il cuoco. Secondo i titolari, il cuoco reinterpreterebbe la tradizione culinaria napoletana in un modo del tutto personale. La mia cucina è italiana, creata da me, ma sempre italiana. Per me non conosce bene i piatti napoletani. La cucina napoletana è napoletana, insomma, non è egiziana né milanese. I problemi del ristorante non sono esclusivamente determinati dalla cucina. Il cuoco sembra intrattenere rapporti difficili con tutti i membri dello staff. I rapporti che abbiamo tra sala e cucina sono ostici. Lui è il chef, lui deve fare tutto lui. E questo si fa così e tu non sai niente, io ho 28 anni di esperienza. Io non li vedo questi 28 anni di esperienza. Cioè fa lui il proprietario e io la dipendente. Il conflitto tra Antonio e Lot è particolarmente aspro. Si arrabbia, si incazza, dice tante cose che comunque non si dice a un titolare. Antonio, imparate da me, non sapeva fare niente. Era solo un pizzaiolo, non è un cuoco Antonio. Un po' drammatico, perché ci sta un conflitto tra il cuoco e il proprietario, un conflitto molto grosso, interessi, soldi. Ha diminuito i miei stipendi, però ha diminuito anche la clientela. Il futuro del ristorante non è messo in crisi solo dal rapporto conflittuale tra cuoco e titolare. Il rischio di una chiusura appare sempre più vicino. Spesso non vengo pagata perché ci sono dei problemi, che il ristorante non va molto bene, non si lavora tanto. È difficile lavorare in un ristorante sempre vuoto perché ti giri i pollici, non sai cosa fare. Una volta che hai fatto tutte le pulizie, ti fai la preparazione, ti guardi in giro e dici sto cibo, ma che fine fa? Il locale non rende, non dà, non va per niente. Sto sempre qua mattina e sera, trascuro tutti, tutto. Non sai più cosa significa una famiglia. Non sai più che significa mangiare a tavola con i tuoi figli. I miei genitori litigano spesso tra di loro. O per i debiti, o perché non riescono a pagare una bolletta, o perché... Sono preoccupata perché non vorrei andarmene. Mi sono affezionata al locale e ci tengo molto ad andare avanti per i figli. Perché la vita è difficile.
Non si può andare avanti così. Cioè, distruggi solo una famiglia, distruggi tutto. Se vado avanti così, devo chiudere e devo andarmene. Solo l'arrivo dello chef Cannavacciuolo può riportare il sole di Napoli sulle nuvole che si annidano sul futuro del Cuore e Sapore. Spero che mi aiuti a risolvere i problemi con il cuoco. Io spero che Cannavacciuolo mi faccia avere il sogno che ho di andare avanti e di lasciare tutto ai figli. A Milano lo chef Cannavacciuolo è giunto in Porta Genova, la zona dove è situato il ristorante, e nota che il quartiere è molto vivace e frequentato. Qua siamo nella strada del ristorante Cuore e Sapore. Cioè c'è un bel ristorante napoletano. Ah, un altro ristorante, la pizzeria. Qua la concorrenza non manca. Buonasera. Buonasera, chef, sono Carla. Ho visto che vicino c'avete parecchia concorrenza. Sì, tantissima. Perciò per lavorare bisogna lavorare bene. Bisogna sudare, solo lavorare bene. Appena entrato mi sono sentita molto emozionata, tantissimo. Secondo te qual è il problema qui che non lavorate? Non lo so, perché io ho uno chef che è convinto di essere chef a 10 stelle. E secondo te eliminare lo chef significherebbe lavorare? Non proprio, però vedi, non riesco ad andare avanti. Spero che mi aiuti almeno tu. Perché questo non lo voglio perdere. Ho investito tutto quello che avevo, c'ho lo sfratto. Il locale? Sì. E se esco fuori da qua... Non ti preoccupare, fidati di me e non ti preoccupare. Capito? Mi guardava negli occhi, mi ha dato tantissima fiducia, che infatti mi ha fatto pure emozionare un po'. Quanto c'è di debito? Adesso sto a 200.000, 230. Ti sei fatta già un'idea di quando puoi andare avanti così, eh? Se continuiamo così, 2 mesi devo lasciare tutto. Poi se migliora spero di andare avanti. Mio marito. Piacere, Antonio. Piacere, che ne faccio? Il problema è serio, ci va di mezzo la mia famiglia, sopra prima di tutto. Lei mi parlava dello chef. Sì, abbiamo problemi con lo chef. Non è che sa cucinare la vera cucina napoletana. Se vado in cucina a dire questo piatto non mi piace, ma non ti preoccupare, io sono uno chef a 5 stelle. Dai, fatemelo provare a me questo chef a 5 stelle. È arrivato il momento di ordinare, ma lo chef è distratto da una presenza alquanto fastidiosa. Allora, chef, che mangiamo di buono? Bene. Mi fa compagnia. Dai, buttalo fuori, questo non lo voglio mangiare. Immagino, mi spiace. Toh, cominciamo male. Iniziare con un insetto non è male. Fa venire appetito. Dove stava? Sul tavolo dello chef. Allora, io mangio o buttunato. Sì, il calamaro ripieno. Carbonara di mare. Ok. E poi prendo quest'altro primo, la purpara. La purpara è stata inventata qui da noi ed è pomodoro, olive nere, capperi e il polipo, servito con i paccheri. E poi il quarto piatto lo fai fare allo chef. Lo faccio fare allo chef, ok. Allora abbiamo come antipasto il calamaro ripieno, dopo c'è un assaggio di 2 primi, una carbonara di mare, una purpara e il terzo lo fai tu a piacere. C'è un altro mio amico là che mi sta guardando da lontano. Salve. Allora, chef, tutto bene? Tutto bene. Un insetto che mi camminava sul tavolo. Mi dispiace. Uno che mi guarda da lì sopra. La tovaglia l'avete rigirata? Risponditi da solo alla domanda, tutto bene. Mi scuso e andrò a riferire ai miei genitori. Buono sto calamaro. Sì, infatti. Tutto quello che fa lotta è buono, che è molto presuntuoso, quindi io non so neanche se si rende conto di quello che dice e di quello che fa. Prego, chef, buon appetito. È fresco o congelato? Fresco. Fresco o congelato? Congelato. E perché mi hai detto fresco? È l'abitudine, capito, di... Di coprire le magagne. Tutte le piatti che mi ha chiesto lo chef sono già cotte prima. È un pastone, gnocco gommoso e troppo aglio e prezzemolo. Mi ho assaggiato solo, c'ho l'aglio e prezzemolo in bocca già, ho finito di mangiare. Preferisco, chef. Le critiche dello chef me le aspettavo, ma non così
pesanti. Non va bene? Troppo gommoso, sa troppo di aglio e prezzemolo. Ma gommoso non è gommoso, calamari può essere. Per il mio cuoco era tutto normale, tutto... che poi abbiamo visto i risultati quali erano. Ma lo chef di dove? Tunisino. Ti piace usare l'aglio? Eh? Abbastanza. Puoi sentire il mio alito? Non vorrei. Può andare, no, questo? Sì. Si fa freddo, si fa una schifezza il piatto. Carbonara di mare si chiama. Sono spaghetti alla chitarra con gamberetti, uova sbattute e pancetta. Cos'è questo? Questa è uova. Questo è un uovo strapazzato, che si mangia a colazione la mattina. Non è carbonara. Questa sarebbe pancetta. È crudo. Gamberi, buonissimi, no? Congelati. Sono congelati. Pasta scotta. Non è cremosa, la carbonara deve essere bella, cremosa, avvolgente. Qua abbiamo delle uova strapazzate. La pancetta è cruda, i gamberi congelati. Che ti devo rispondere, buono? Chef, un altro fallimento. Troppo cotta, la pancetta è cruda e ha detto che i gamberetti sono congelati. Vabbè, ti prendi in considerazione. I piatti tornavano tutti indietro, mi sono sentita mortificata. L'uovo è troppo cotto. Siamo tutti pochi, adesso tutti chef. Oggi una figura più orrenda di questa non la potevo fare. Cuore e sapore. Qua di cuore non vedo proprio niente. La parola cuore mi dovrebbe dire caldo. Qui dentro di caldo non vedo niente. Un forno pure è bello, ma messo in questo contesto, con tutti questi colori che fanno a botte, fa cagare proprio. Purtroppo la situazione è nera allora. È uscito così il piatto, Antonio, non so nemmeno io il perché. Resta il fatto che abbiamo fatto una bella figura di merda. Prego, chef. Di solito quando si fanno i primi con i polipi, si usano i polipetti, non le piovre. Mangio questo pacca. Antonio, tu sei di Napoli? Sì. E com'è sto pacca? È mollo e salato. È scotto. Il pacca è scotto. Qua stiamo parlando di bollire la pasta, non è di fare chissà che. È un errore gravissimo. Di solito il pacchero, no? L'ho assaggiato. Quando lo tagli, c'ha sempre quella linea di bianco. Sì, sì. Qua dov'è la linea bianca? È scomparsa. Salato, scotto, polipo che sa di questa polverina che ci ha messo dentro. Ma che ha usato? Brodo di pesce. In polvere? In polvere. Si sente? Per un napoletano la pasta... è tutto. Perciò chi mi tratta male la pasta... io mi offendo da napoletano, ma ti devi offendere pure te. Pensavo che il terzo piatto avevamo più soddisfazione, ma quando ho visto arrivare Antonio con la polpara indietro, ho detto, oddio mio. Ecco qua, speriamoci a buone notizie, Antonio. Questo abbiamo fatto un'altra figura di merda. Il polipo non si mette, si mettono i polipetti. La pasta è... troppo cotta. Troppo cotta. Questa è la terza figura di merda che abbiamo fatto. È il terzo. È la cosa più facile a questo mondo cucinare un piatto di pasta, eh? Per me non erano piatti da presentare a uno chef. Adesso colpa mia di tutti. No. Cioè, non va bene. È andato male perché non sono nemmeno io contento di quelli che ho fatto. Ultima possibilità di riscatto per la cucina di cuore e sapore. Il piatto scelto dal cuoco. Questo lo posso portare? Sì. Però io già vedo che non c'è, non c'è sugo, capito? È normale che questo è un'altra quarta figura di merda. Sicuro? Prego, chef. Questo è un piatto che ha fatto il nostro chef d'iniziativa sua. Sono gnocchi con sgambi e panna. Se fosse un cliente non lo mangerei. Mi ha fatto uscire dei piatti orrendi. Sono in attesa. Cioè non sa di niente, sa di panna e basta, un po' di pomodoro. Mi ha fatto fare una brutta figura con lo chef. Si scambi, guarda qua, va stracotti. Parlate con lui, dice che è uno chef a 5 stelle. Lo voglio conoscere, questo chef a 5 stelle, dai. Porta pure tuo marito. Sì. Dopo un pasto deludente è arrivato per lo chef Canavacciuolo il momento di incontrare il cuoco. Oggi ho mangiato il calamare che c'aveva una farcitura stopposa, gommosa, pieno di aglio, pieno di prezzemolo. La pasta era scotta. La carbonara, la prima carbonara che non sta di pancetta. I gnocchi qua... stracotto. C'è un litro di pane, cioè io non lo mangio questo piatto. Io ti ho fatto fare un piatto a piacere. Gli altri piatti c'era l'errore, l'esecuzione che non andava bene, no? Qua è proprio il concetto che è sbagliato. Il piatto che hai fatto te è proprio il piatto peggiore.
Sono d'accordo. Oggi non sono contento di quelle che ho mandato e basta. Purtroppo il problema c'è. Lui non è più come prima. Andò, avete dato la colpa subito alla cucina, che la cucina... No, cucina. Ma infatti la ma colpa... Ma sta cosa qua, che cos'è? Fammi capire, che c'entra la cucina? Fammi capire cos'è questa. È un coprimacchia. No, questa è una tovaglia girata. Se ero un cliente, qui dentro me ne andavo prima di mangiare la cucina. Il menù chi è che lo fa? Io questo qua l'ho fatto io. Bravo. Fa schifo. 10 piatti a settimana, più di 10 pesci in carta. Cosa significa? Spreco. Lui lo sa benissimo e sa quanto avevi in mano tutto. Non c'è spreco. Com'è mai stato? No, io sto dicendo che non faccio il cuoco. Non fai il cuoco, ma il menù l'hai fatto te. E per chi lo faceva? Se non lo facevo io. Lui è titolare, il chef, il pizzaiolo, il cuoco, tutto. Io faccio solo 40 ore, 3 giorni alla settimana. Quanti ci sono io? Mi ha tolto la responsabilità. Io non ci sono. La mia presenza è pochissima. Non è come una volta. Cioè, non sono io il chef. È tolta la mia responsabilità. Il chef è lui. Quando abbiamo incominciato insieme, lui e noi avevamo un rapporto eccezionale. E poi non lo so che è scattato nella sua testa. Non lavora più come prima. Non sono contento. Io perché non sei contento te? Perché non sto bene. È finito il buon rapporto come eravamo prima e basta. Andò, perché? È finito perché comunque lui l'ha voluto far finire. Tu non ti fidi più di me. Ma lascia stare, ma tu quanti prendi uno stipendio? Sì. Non si interessa più del locale. Viene qua comunque perché deve lavorare, fare le sue ore e va via. Se stai male... Padre, perché non te ne vai? Mi dai quelle ma tu incominci ad andare via, poi ne parliamo. Guarda che vuol dire? Lui non se ne va, ma forse perché chi se lo prende? Non è che io non ti do la tredicesima e io vado sulla neve. Io a casa mia non posso pagare l'affitto. Ma perché io? Capito? Sì, è vero che comunque pure lui c'ha una famiglia, però io comunque sto perdendo un ristorante. Per il bene di questo locale qua, tutte e due, dovete parlare, vi dovete mettere d'accordo, perché state distruggendo le vostre famiglie e un locale. Perciò fermatevi un attimo, fate un break per il bene vostro, della famiglia e del ristorante. Dopo aver constatato che tra Antonio e Lot c'è un problema serio, per lo chef Cannavacciuolo è il momento di osservare lo staff del ristorante alle prese con la clientela. Buonasera, chef. Buonasera. Allora, come antipasto facciamo un'impepata, una mozzarellona e un guap. Se in sala le pizze sembrano soddisfare le aspettative dei clienti, in cucina iniziano a manifestarsi i primi problemi. Bella no! Luigi, per favore, le rifacciamo, non è indicato proprio. Dove vanno? Il cestino. Gli errori della cucina si ripercuotono inesorabilmente sulla sala. L'attesa a cui vanno incontro i clienti comincia a diventare piuttosto lunga. Dobbiamo ordinare ed è da mezz'ora che ancora non abbiamo niente davanti. Allora, come stai messo con le comande? È un po' così. Vediamo. Vai, facciamo un tavolo alla volta. Cercavo di aiutare lo chef in cucina, ma già stava in palla, non riusciva a fare nulla. Il problema del ristorante non è solo il cuoco, ormai completamente nel pallone. Anche Antonio, divorato dall'apprensione, crea confusione con il suo continuo andirivieni tra sala e cucina. Antonio dirige cucina, forno. Ma perché non metti il tuo numero di tavolo? Io capisco. Perché? Lui ce l'ha, questa è la non mia. Mi interessa. Questa è mia, lui ce l'ha là. Troppo nervoso. Per il mio parere è troppo. Ma io che tieni, pizza e fritti prima. Non so cosa vanno prima. Però ragazzi, ma da seguì. Poi se la prende con noi e tu cerchi di guarda, il tavolo sta aspettando, vai in cucina, si arrabbia, la cucina si blocca ancora di più. Il 3 ce l'hai, il 3. Cadono, lo seccadono, però andiamo lì la merda, seccadono, non si trovano le comande. Mi fermo ancora, perdiamo anche ancora il tempo. Antonio, se stava a posto suo, forse andava meglio. Sempre cotto fa schifo. Perché? È crudissimo. Che è successo? Dice che la carne è cruda, la vuole ben cotta. Ma lui come te l'ha chiesto? No, non mi ha chiesto niente. E allora quando il cliente non ti dice niente, la carne deve uscire media. Per i più svariati motivi, i piatti cominciano a tornare indietro. La frittura è un po' troppo unta, secondo me. Sta un po' troppo cruda. La faccio rifare? Sì. Chietto pure questo. E io pago. I piatti tornavano indietro perché erano mal conditi o erano crudi. Lotti dice che il fritto non va bene, per me è buono. Cioè, ti hanno detto il perché? Che ha detto che non è croccante. Con olio così non può mai venire croccante. Guarda, va, non frigge, la sta bollendo, non sta friggendo. Questa è mozzarella. Questo non va bene. Chef, vedi che è uscita mozzarella in carrozza, che dentro è verde, eh? Non ho mai visto niente del genere in un ristorante.
i piatti scandalosi, c'è quell'olio che è nero, ci stanno friggendo tutto dentro. Poveri clienti, il proprietario che non va d'accordo con lo chef, la famiglia disunita, ma mi aspetta ancora il peggio. Tavolo 10, chi l'ha preso? Non saggio. Anche in sala la situazione è ormai allo sbando. Melania pure è andata nel panico come Pasquale. Che cazzo sta succedendo stasera? Si lamentano tutti i primi, colpi. In sala i ragazzi comunque, pure loro si sono impallati. Se si blocca la cucina si bloccano tutti. Ma guarda qua, ma che sono questi bruschetti? Ma guarda qua. Un pane è crudo, non è manco cotto. Che bruschetto è? Butta, butta. Che stai facendo adesso qua? Il cuoco è sempre più nel panico e la pressione di Antonio, come in un circolo vizioso, peggiora ulteriormente le condizioni del servizio. Prendiamo la cucina e non facciamo più figure di merda, forse è meglio. Lot, carne cruda! Carne cruda, io ti rindocesi. Ma per cortesia, possiamo fermare questa cucina, per piacere? Ragazzi, la cucina è chiusa! Una cosa gravissima che non si dovrebbe mai fare, non dovrebbe mai succedere. Ragazzi, la cucina è chiusa. Ecco, mi dispiace. No, stop. La serata si è conclusa nei peggiori dei modi, con un epilogo che un ristorante che si rispetti non dovrebbe mai permettere: la chiusura della cucina. Tra poco, lo chef Cannavacciuolo affronta lo staff del Cuore e Sapore. Così, tutte e due, avanti, non potete andare. Il conflitto tra Antonio e il cuoco si dimostra irreparabile. Perché non te ne vai? E sembra prendere una strada inaspettata e senza ritorno. Allora, se non stai bene, dove vai? Che fate, basta. Lo chef Cannavacciuolo è approdato a Milano in soccorso di un ristorante gestito da una famiglia di napoletani. Cuore e Sapore. Qua di cuore non vedo proprio niente. Anziché incontrare il calore e l'allegria di Napoli, lo chef si è ritrovato in un vero incubo. La cucina è chiusa! Disorganizzazione, pessima qualità della cucina e un conflitto cronico tra cuoco e proprietario stanno letteralmente affondando il ristorante. Io a casa mia non posso pagare l'affitto. Ma perché io? Capito? Dopo la deludente serata, per lo staff di Cuore e Sapore, è arrivato il momento di un confronto con lo chef Cannavacciuolo. Antonio, dimmi una cosa. Sì. Il cuore per te cosa rappresenta? Per me è tutto. Quando cucini ci metti il cuore. Chef, i piatti come sono usciti stasera? Malamente. Senza cuore. Prima c'era il cuore e lui stava benissimo. Il cuore non, in questo ristorante non c'è più. Forse c'era all'inizio, l'apertura, l'euforia, ma adesso con questi problemi il cuore se n'è andato. Te sei lo chef, la tua linea la devi controllare prima del servizio. Sì, cos'è che andava? Perché le cozze facevano schifo. La mozzarella in carrozza era verde dentro. I paccheri gommosi, avete visto che erano gommosi? Perché io lavoro con 60 gradi di bollitura d'acqua, perché il bollitore non funziona. Adesso stiamo dando la colpa al bollitore, ma non è il bollitore. Allora, il problema è, allora, siamo noi, no? Parliamo di, io metto anche di io. Del bollitore, vabbè. Per me non è un cuoco, cioè, perché se uno è un cuoco sa cosa deve fare, sa prendersi le sue responsabilità. Ma secondo te quei piatti che sono usciti potevano uscire? Antonio, il problema è sala e cucina. È inutile che noi parliamo dei piatti che fanno schifo e chiudiamo la sala. Ma ti faccio ricordare che tu sei il proprietario. Lo so, lo so. Il proprietario li deve mettere in condizioni di lavorare bene, ricordatelo. Ma infatti io non dico che sono perfetto, eh. Io non sto dicendo non questo. Non lo puoi dire, Andrea. Ma infatti io non lo dico. Non lo pensare nemmeno. Noi dobbiamo comunque migliorare se vogliamo andare avanti su tante cose, non solo sulla cucina. Qua hai sbagliato proprio pure il menù. Io non faccio il cuoco. Ma l'impostazione. Allora tu ti devi fidare di lui. O ti fidi di lui, capito, o non ti fidi. Ma il problema che c'è. Così, tutte e due, avanti, non potete andare. Perché tutti. Ma Chef, come fai a fidarti che lui ha trascurato tutto? Io ho trascurato tutto. Mi sono proprio trovata da solo. Io quante volte ti ho detto: se non ti sta bene, vattene. Ma io non ti posso licenziare. Allora, se non stai bene. Dove vai? Che fate, basta. Vai, ecco, tu e la famiglia lavorate voi come volete voi, fate quello che volete. Arrivederci. Arrivederci. Lui non sapeva più come giustificarsi, quindi l'unica cosa è andare via. Lot, calmati. Non puoi andare avanti a lavorare così, perché ti stai facendo del male e stai facendo pure del male al locale. Se non funziona lo chef, finito il ristorante. Tu sei un dipendente, ricordatelo. Sì, il passo indietro lo devi incominciare a fare prima te. L'ho fatto. Se incomincia a cambiare te, incomincerà a cambiare Antonio e tutto. Dormici stanotte. E domani, se torni,
Vi voglio vedere carico, altrimenti non tornare. Grazie, chef. Spero che questa lite con il cuoco si risolva al più presto. Antonio, lo so che sei incazzato. Sto nero, nero proprio. Perché ti è capitata la cosa più brutta che può capitare in un ristorante, che scappa lo chef. Mi succede tutto a me, non so più cosa fare. Non ti preoccupare, tu ti devi fidare di me, che la soluzione te la trovo sicuramente. Andiamo dentro. Sorge il sole di un nuovo giorno sulle complicate vicende del Cuore e Sapore. La famiglia, ancora incredula per la reazione di Lot, riceve la visita dello chef Cannavacciuolo. Salve. Salve, chef. Salve. Tutto bene? Tutto a posto. Insomma, diciamo, non è proprio bello quello che è successo ieri. Io vedendovi lavorare ho capito che voi state perdendo il senso della famiglia. Sono d'accordo. Perché ieri sera ho visto solo casini. Cioè adesso facciamo una bella cosa. Ognuno di voi butterà qualcosa che non gli piace qui dentro e dirà in faccia a un altro tutto quello che non gli ha detto fino adesso. Perché le cose si buttano fuori. Buttate tutto in questo sacco, dai. Chi inizia? Io. Dai. Questo butterei. È difficile da aprire ed è sempre vuoto. Poi volevo dire una cosa a mio figlio Luigi. Allora, la mattina non ti svegli, poi se ci sei, stai sempre fuori col cellulare o a giocare o al telefono con la tua fidanzata. In poche parole, ti sta dicendo di fare il serio. Cercherò di migliorare. Speriamo. Un altro? Qua ci sono bollette, luce, gas, tutti i problemi. E onestamente vorrei fare proprio così, vedi? Ho buttato questa cartella perché io veramente ho perso la serenità e poi soprattutto ho perso la voglia di stare con mia moglie, con i miei figli. Mi manca la mia famiglia. Mi ha fatto emozionare la frase che mi ha detto mio marito guardandomi negli occhi, perché ho visto molta tristezza. A chi tocca? Tocca a me. Dai. Questo pantalone qua l'ho sempre odiato. Buttalo. Sì. La cosa che voglio dire a mio padre, che comunque pretende sempre tanto da me. Io posso dare, però pretende troppo. Non ce la faccio più. E tu? Allora, una cosa che io non sopporto sono questi coprimacchia. E li vorrei buttare. Io vorrei dire una cosa a mio zio. Dovrebbe essere un po' più calmo. Dobbiamo essere un gruppo, perché sennò non andiamo mai avanti. Adesso voi tutti insieme andate in giro a comprare un oggetto che vi piace. Andate a fare shopping insieme. Da quando è che non andate insieme a comprare roba? Non ci ricordiamo più. Che è? Melania. Vedi? Melania si è messa a piangere perché non è più mia nipote. Ormai Melania è mia figlia. Forse manca questo a lei pure. Dobbiamo essere più uniti e di affrontare le cose insieme. Adesso andate a passare un pomeriggio insieme, come una bella famiglia. Seguendo il consiglio dello chef Cannavacciuolo, Antonio e la sua famiglia si recano in un grande magazzino per fare shopping. Carla, guarda qua, ristorante Cuore e Sapore. Il piatto è bello. Luigi, bello. Dai, zio, mettilo qui dentro. Ma? Oui. Vieni qua. Guarda, ma è bello. Wow, che ti sembra? Cuore e Sapore, il nostro ristorante. Bello. Antonio, che ti sembra? Ah, brava. Che dici, lo prendiamo? È per forza. Ok, finalmente non abbiamo litigato a scegliere le cose e siamo stati d'accordo tutti insieme su tutto. È calda. Ma che su? Arancione. Il bello rosso. Mentre la giornata della famiglia di Antonio si conclude piacevolmente con un buon caffè, al ristorante lo chef Cannavacciuolo è in attesa di scoprire quale decisione ha preso il cuoco. Chef, sono qua. Io lo speravo tanto. Stamattina sono tornato perché lo chef mi ha convinto.
Lot. Sì, chef. La notte ti ha portato buono consiglio, no? Tutto a posto, chef. Oggi ti voglio al 100% con la testa, eh? Qui, perché ti farò vedere delle ricette. Va bene. Allora, abbiamo della ricotta. Sì. Di totani. Ok. Della conserva di pomodoro fresca, della frisella e dello scalogno. Scordati le cose precotte, da oggi si fa tutto fresco. Ok. Dai, pulisci questi scalogni e li triti finemente. Metti dentro, metti. Qua usiamo le friselle, prodotto napoletano. Questo composto diventerà una salsa che andremo a mettere sotto i calamari. Un po' di pepe e un po' di sale, poco. Si toglie e si mette, si ferma in un pentolino. Non avrei mai pensato di fare una ricetta così semplice. È bello lavorare con gran chef. Questa salsina qua mettiamo nel pane. Bravo, guarda. Così pure la salsa. Le dà più gusto ancora. Ma le cose le sai, eh? Come no? Allora non avevi dimenticato tutto, eh? No. Trita belle fine fine, che ci serve per fare la faccia, eh? Ecco qua. Ne mettiamo pure queste, le teste di calamari dentro una ciotola. Ricotta. Un filo d'olio. Un po' di aglio. Del limone. Vedi che bel composto morbido? Ok. Oggi ho lavorato veramente, ho dimenticato tutto, ho lavorato proprio bene. I calamari li lasciamo qua, proprio in ultimo vanno in forno. Adesso facciamo la salsa. Mettiamo qui dentro, con un po' di acqua mi pulisco la padella. E visto come sta montando? Sembra maionese, guarda. È scherzoso, chef, mi piace. Manca un po' di sale? No, chef. Va. Dai, mettiamo questi calamari in forno, dai. Ho imparato delle ricette nuove, semplici. Guardando lo chef, tornate anche il sorriso. Ecco qua. Ottimo. Piace, eh? Mi piace molto, chef, questa ricetta ormai è il mio. Adesso ti faccio di un altro piatto, un piatto ancora più simpatico. Sto facendo la pizza. Piccolino. Pizza liquida, via! Con i prodotti giusti si inventa sempre la cucina napoletana. Assaggio. Ottimo. Da oggi in poi devi fare questi piatti con un'alta testa, perché io so che tu ce la puoi fare e ce la farai. Grazie, chef. Sono sicuro che li rimetterò dentro il mio cuore. Dai, allora dammi un 5, dai. Grazie, chef. Dai. Qualcosa sta cambiando al Cuore e Sapore. Ora manca solo un miglioramento estetico e per questo lo chef Cannavacciuolo e la sua squadra lavorano sodo per trasformare il ristorante. Tra poco, lo staff del Cuore e Sapore sta per vedere il nuovo volto del locale. Per Antonio e la sua famiglia c'è ancora in serbo un colpo di scena. Lo chef Cannavacciuolo porta una ventata di Napoli nel menù del ristorante. Questi piatti si troveranno solo qui dentro. Ma chi li cucina? Lo chef Cannavacciuolo è giunto a Milano per aiutare il Cuore e Sapore, un ristorante gestito da una famiglia di napoletani precipitato in un incubo. Quanto c'è di debito? Adesso sto a 200.000. Litigi e confusione sono all'ordine del giorno. Perché non metti il tuo numero di tavolo? Capisco. Titolare e cuoco vivono da tempo un conflitto ormai arrivato al limite. Se non ti sta bene, vattene! Che fate, basta! Lo chef Cannavacciuolo è riuscito a riportare l'armonia nella famiglia di Antonio e a ricondurre il cuoco in squadra. Ma ancora il resto dello staff non ne è al corrente. È mattina e per lo staff di Cuore e Sapore è arrivato il momento di scoprire l'aspetto del nuovo ristorante. Dai, venite con me che vi porto a Napoli. Andiamo a venire, andiamo a venire. Mamma mia! Wow. Benvenuti a Napoli. Però lui salta la gente. Più emozionata di tutti era mia moglie. Si vedeva proprio dagli occhi che non capiva quello che stava succedendo. Bellissimo. Guarda, hai visto i colori o no? Sì. Il verde del basilico,
il rosso del pomodoro. Tutte cose, profumi, colori che ti riportano a Napoli. E noi questo non l'avevamo mai pensato. Le magnoliche sul muro, queste ci rappresentano in tutto il mondo. Antonio, hai visto sto forno, no? Con quel verde dietro, guarda come risalta, va? Grazie. È stata un'emozione esagerata. Non c'è parole, bellissimo. Ti piace, eh? Grazie. È più bello, ti emozioni, ti senti a casa. È come se stessi a Napoli. Antonio, lo facciamo svegliare adesso la mattina, eh? Mio padre mi buttava fuori di casa se non mi alzavo a letto. Ah, grazie. Adesso mi verrà sicuramente più voglia di lavorare. Adesso ti senti a casa, no? Certo, oggi sì. Mo mi sento a casa mia. Ora posso dire che un pezzo di Napoli sta anche qua a Milano. Perciò adesso con un locale così ce la dobbiamo fare per forza, eh? Ce la faccio, ce la faccio. Ce la devo fare. Non vedo l'ora di farlo vedere a tutti. Il cambiamento di immagine del locale non può dirsi completo senza delle nuove divise per tutto il personale. Al rilancio di Cuore e Sapore manca solo una cosa. Il menù ideato dallo chef Cannavacciuolo, appositamente pensato per far conoscere ai clienti la tradizione culinaria napoletana. Dopo una ventata di colore è arrivata la ventata di sapore. Sono stupendi. Ci sono i nostri sapori. Sapori di Napoli. Le ricordate le zucchine alla scapece, no? Come no? Fritti con un po' di menta e aceto. Quello che fa mamma? Erano piatti che io mangiavo da bambina, che mi faceva mamma, mia nonna. Alici marinate, uvetta e pinò. Questa qua è una crema di frisella con i calamari farciti di ricotta. Quattro primi. La genovese. Pasta mischiata con fagioli. Buono. Pasta e fasulla. Le cime di rapa. A Napoli chiamiamo friarielli. Friarielli. Ha fatto dei piatti che erano comunque eccezionali. Qua il polipo alla luciana sul crostone di pane. Il fritto dalla triglia, l'alice. Questo è un involtino. Pinoli, uvetta, un po' di aglietto. Bello, bello, bello. I dolci. Questo cos'è? Pastiera? Questa è la pastiera. La ricotta, bavarese di ricotta e mela annurca. Qua c'è la caprese, un dolce a base di mandorla e cioccolato. Questi piatti si troveranno solo qui dentro, perché io questi li ho pensati per voi. Lo chef Cannavacciuolo ci ha regalato un ristorante che nessuno ce l'ha, solo noi. Chef, i piatti sono stupendi, ma chi li cucina? Te l'ho detto di non preoccuparti, perché ho pensato pure questo. Chef! Salve, chef. Ciao, buonasera. Non me l'aspettavo che tornava. Io e lo chef abbiamo cucinato insieme e io ti posso dire che lui ce la farà a fare questi piatti. Lot, secondo me, se si mette d'impegno può tornare al 200%. Tu sei pronto per lavorare con lui? Ci provo. Sicuro? Assolutamente sì. Io penso che Lot e Antonio ce la faranno. Allora dai. A questo punto, tutti insieme assaggiate questi piatti. Dai. Proprietario e cuoco sembrano aver trovato un punto d'incontro. Saranno in grado di lavorare fianco a fianco nella serata inaugurale del nuovo locale? È arrivato il vostro momento. Meno male. Mi raccomando, a voi in sala. Devono capire che stasera stanno in un ristorante napoletano a Milano. Va bene, chef. Antonio, mi dovete dimostrare che stasera potete lavorare insieme. Ci provo. Vi voglio carichi, ok? Siamo carichi, okay. Chef. Okay. Ok? Ok. Ok? Dai! Ora di cena. Cuore e Sapore apre i battenti al pubblico. Risotto. Pensiamo, chef. Ci stai con la testa? Come no? Concentrato, eh? Concentrato. Dai, battendo le 5. A inizio serata eravamo tutti un po' tesi, si vedeva sul viso di tutti un po'. C'era anche un po' la preoccupazione che in cucina Lot non ce la facesse. Sì, come sono, come era genovese? È un piatto tipico napoletano. I tempi di cucina erano ottimi, i piatti uscivano in tempo. I clienti erano tutti contenti dei piatti, del locale. Hai visto Lot? Il numero uno, via. Lot mi sembrava molto più bravo del solito.
Grazie. Prego. Ti vedevo le facce molto soddisfatte. Buonissimo, assaggia. Sembra buona. È buona perché è saporita. È buona. No, tutte le clienti stanno facendo complimenti per la tua cucina. Grazie, Carla. Nonostante i piatti siano molto apprezzati dalla clientela, in sala cresce il nervosismo tra i membri dello staff. Gino, sono pronte le pizze al tavolo 7? Melania, devi aspettare un attimo. Dai, muoviti, che già stanno devi aspettando aspettare, da fare. Melania. Dai, muoviti. C'ho due mani, capito? Non stai mai dietro alla pizzeria. Ragazzi, ma che? In sala c'è stato un momento di tensione tra me e Melania, tra Pasquale e Melania. Portata l'acqua al tavolo 9. No, la devi portare tu. No, la devi portare tu. Ma perché devo fare... Raga, i clienti mi stanno guardando. Scusi. Con l'arrivo di altri clienti, Antonio si agita e comincia a rimbalzare da una parte all'altra del ristorante. Vinci, dove vai? Cosa la scopa? Cosa la scopa? Vieni subito. Ma tu che stai facendo? Niente. Dai un'occhiata ai tavoli, si vedi se serve qua, manca qualcosa. Già ho visto, stanno aspettando. Non rispondere, vieni ai tavoli. Si comincia la sceneggiata napoletana. Vedevo Antonio un po' agitato, cioè usciva dalla pizzeria, andava in cucina. Fai sana? Tutto bene, Lotto? Tu porti i piatti, chiami i dolci. Allora devi stare al tuo posto. Qua in cucina sta andando tutto bene. Secondo me Antonio non riesce ancora a fidarsi al 100% di Lotto. Ma sembra fatto così. Perciò tu stasera dimostraglielo con i piatti, che lui si deve fidare di te. Mio padre aveva paura che Lotto non ce la faceva neanche questa sera. Lo vedo un po' scotto questo piatto, Lotto. Ma lo rifai? Ma per me vanno bene. Va bene questo piatto. Non ti preoccupare, sono io qua. Vedi, chef? È sempre così, non si fede più di me. Ogni volta vengo rimproverato. Lotto, è arrivato il momento di un confronto fra voi due, che è importante. Forse voi non avete capito. Io da qua non me ne vado, fino a quando tutte e due non vi siete chiariti. Ma tu perché non ti fidi di lui? Perché lui non lo vedo... sicuro di sé in cucina, capito? Antonio, se non mi dai la fiducia 100%, io non posso andare avanti. Se tu mi dai il 100% come me lo davi prima, io non mi intrometto più nelle tue cose quando cucini. Ok, va bene, io ce lo metto tutto. Così vi voglio. Datevi un 5 e uniti andiamo a finire il suo servizio, dai. Grazie al chiarimento proposto da Cannavacciuolo, cuoco e titolare tornano ai loro posti più motivati che mai a portare a termine la serata. Alla fine di tutto, poi la serata è stata un successo. Ti piace lavorare così? Ottimo. Sì, come ottimo, no? A te. Oh. Buonissima, veramente. Grazie. Grazie, complimenti. I clienti torneranno sicuramente, spero tutti. La riapertura di Cuore e Sapore è stata un successo e lo chef Cannavacciuolo riunisce lo staff per i saluti finali. Avete visto stasera come è andato il servizio? Sì. Voi eravate orgogliosi di servire quei piatti. Da domani cambiano molte cose. Cambierà tutto. Lot, tu stasera cucinata alla grande. Grazie, chef. Perciò tu questa cucina qua non la devi mollare mai più. Hai ragione. Chef, spero che questo raggio di sole che hai portato resterà sempre qua e non andrà più via. Ecco. Lo chef ha fatto davvero un bel miracolo. Vado. Grazie. Dai. Ecco. Ciao, ragazzi. Si dice vedi Napoli e poi muori. Se rimango ancora 3 minuti in questo incubo rischio di morire io. Adios!